Gentile amico, sono un sacerdote. Precisamente un sacerdote monaco che ha scelto di vivere una vita ritirata e di preghiera. La lettura del suo libro mi ha colpito molto, perché ha avuto il coraggio di mettersi allo scoperto davanti a tutti, ma soprattutto ha avuto il coraggio di chiedere perdono. Sì. L'11? Petrini. Il Cesena è riuscito a pareggiare, ha accorciato le distanze al 38esimo e poi ha pareggiato con Petrini. Scusate, qui è Rimini. Quando sta... Ecco quello che ho sentito dentro di lei, questo desiderio di espiare. Non è semplicemente una richiesta di scuse, ma probabilmente ha origini più alte. Si chiama coscienza. Scusa Mary, sono Ciotti dal Torino, è il 16esimo della ripresa. Rete, ha segnato la Lazio! Dimmi cosa è accaduto lì! Ecco, allora, ha pareggiato la Roma con Petrini di testa su un'uscita piuttosto scoordinata, diciamo, di Zoff. Prima o poi i conti con questa coscienza noi tutti dobbiamo farli. Per questo le dico, bravo. Non si penta di essersi pentito. Sulle macerie della sua vita, lei adesso sta pian piano ricostruendo. E in questa costruzione non si deve sentire solo. Dicendo che al 45esimo la Roma avrebbe avuto la possibilità di pareggiare se Petrini, sull'uscita di Zoff, non avesse sperato altissimo su un bel servizio di De Sisti. È tutto da Torino a te San Siro. Vorrei dirle di aprire nella fede, misteriosamente, il suo cuore a Cristo, con un atto di fiducia. Grazie di cuore per quello che ha fatto. Sì. Lei ha sbagliato, ma lo ha ammesso, ha chiesto perdono. Roma 1, Sampdoria 0, 36esimo rete di Petrini su passaggio di Cordova. E per questa testimonianza lei sta pagando. Ma lei non è solo. Lei non sarà mai più solo. Padre, che ne sarà della mia vita adesso? È venuto il momento, dopo aver chiesto perdono agli uomini, di chiedere perdono a Dio. Ritorno a Monticiano dopo tanto tempo. Era il 1957 quando io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a Genova. La mia vita è incominciata in questi boschi, in questo paese di mille anni. Quante cose sono successe da quei giorni. Ho deciso di tornare perché è qui che voglio finire quando sarà il momento. È da queste case, da questa gente che sempre mi ha voluto bene, che voglio iniziare a raccontare la mia storia. Il calcio è stata la mia felicità di ragazzo. Quando è diventato un mestiere, è stata la rovina della mia vita. La passione per il calcio è stata un sogno. Un sogno di libertà. Carlo, la voglia di correre dietro un pallone insieme ai miei compagni e di sentirsi veramente felici. Carlo, dove vai? Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sono nato a Monticiano alla fine della Seconda Guerra Mondiale, da una famiglia molto povera. Mio padre ha trascorso la sua vita in questi boschi. Faceva la brace, il carbone. E poi, quando tornava a casa la mattina presto, dopo essersi lavato, con suo padre, e suo fratello facevano i corbelli, erano ceste che poi vendevano. Praticamente la sua vita la trascorreva quasi sempre esclusivamente a lavoro. Da Monticiano ci trasferimmo qui a Ruta di Camogli, dove mio padre aveva trovato lavoro da muratore nel 1957. 2 anni dopo, prima mia sorella di diabete e poi mio padre di tetano se ne andarono. Avevo solo 11 anni. Mia madre
cominciò a fare la cameriera. Io frequentavo il collegio Maremonti, dove incominciai a dare i primi calci al pallone. Mio marito, quando è morto, mi ha detto: cosa ne sarà di te, di Carlo? E poi siamo stati noi due, abbiamo combattuto con paura e miseria tutto il resto. 1960. A dominare il campionato di calcio è la Juventus di Omar Sivori e John Charles. Ma è anche l'anno di La dolce vita di Fellini, che trionfa a Cannes, di Livio Berruti, campione olimpionico dei 200 metri, e di Cassius Clay, per la prima volta campione mondiale dei medio massimi. 1964. Carlo Petrini, a 16 anni, esordisce nella prima squadra del Genoa. Sotto il colpo di testa di Petrini, Morini in elevazione non è riuscito a raggiungere l'avversario, che ha potuto deviare verso la porta la palla. Io ho cominciato a giocare a calcio qui a Genova negli anni 60. Nel gennaio del 1964 feci il mio esordio nel Genoa, avevo solo 16 anni. Ero talmente emozionato che tremavo dalla paura. L'anno dopo arrivò Gipo Viani a fare il direttore sportivo e a novembre mi convocò nel suo ufficio per dirmi che Triestina e Lecce mi volevano. Le dissi: signor Viani, Lecce no. E lui rispose: sarà Trieste. Due giorni dopo ero sul treno che mi portava a Lecce. Avevo solo 17 anni quando partii per Lecce ed era la prima volta che lasciavo mia madre da sola. Ero molto triste e addolorato perché vedevo lei molto pensierosa. In quella città feci un buon campionato e lì trovai un allenatore, Gino Vianello, che mi fece da padre. Una sera, entrando in camera mia, mi chiese se avevo mai scopato una donna. Ma io gli risposi di no. E allora lui, prendendomi sotto braccio, mi portò nella città vecchia da una sua amica prostituta e per la prima volta feci l'amore. 1965. Al cinema è l'anno di I pugni in tasca di Marco Bellocchio. Un anno dopo sarà la volta di La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. In Cina intanto Mao Zedong promuove la rivoluzione culturale delle guardie rosse. Tutto il calcio minuto per minuto. Sui campi di calcio di casa nostra è nata la stella di Elenio Herrera, allenatore dell'Inter di Angelo Moratti. Nel 1966 ritornai a Genova, questa volta da titolare. L'allenatore quell'anno era Giorgio Ghezzi e imparai proprio quell'anno che per giocare al calcio si ha bisogno dell'aiuto. Lui veniva dall'Inter, forse queste cose le aveva imparate proprio lì. E quelle punture che ci obbligava a fare furono il primo contatto con il doping. Ma la cosa importante arrivò l'anno dopo. Si giocava a Ferrara contro il Verona, una partita molto importante. Arrivarono negli spogliatoi con un bottiglino, con del liquido chiaro, con delle striature rosse e gialle. A quei tempi le siringhe gettabili non esistevano. C'era una vecchia siringa di vetro fatta bollire nella scatolina d'acciaio insieme al lago. Quel lago quel giorno entrò 5 volte in quel tappo e in 5 sederi diversi. Nessuno ci disse che cos'era, ma quando entrammo in campo ci accorgemmo subito che cosa potevamo fare. Potevamo morire sicuramente quel giorno, perché la soglia della fatica non arrivava mai. La mente era sempre lucida, eri pronto a qualsiasi scatto ti fosse richiesto. E poi alla fine, quando pensavi che tutto fosse finito, non era finito un bel niente.
sei o sette ore dopo la fine dell'incontro la lingua si gonfiava talmente tanto da non restare in bocca e quando arrivava la fatica ti potevi addormentare in qualsiasi posto. Forse oggi come allora la vita di un ragazzo di 18 anni valeva meno che una vittoria. E poi queste cose non potevi rifiutarle e soprattutto non potevi raccontarle a nessuno, nemmeno in famiglia. Erano cose che dovevano restare dentro uno spogliatoio. Le sostanze farmacologiche che venivano usate negli anni 60 e 70 erano già abbastanza numerose, certamente largamente inferiori numericamente a quelle che vengono usate attualmente. Se noi guardiamo quel tempo è come sfogliare un libro giallo non finito, di cui abbiamo avuto soltanto la prima parte, in cui ci sono dei delitti e ci sono dei soggetti che sono sospettati di avere provocato questi delitti. E non sappiamo ancora se in realtà questi sospettati sono veramente gli omicidi o sono soltanto accusati senza giusta causa. Fra i morti eccellenti, per così dire, troviamo non solo il caso di Gianluca Signorini, che tutti conoscono, ma anche nomi famosi quali Guido Vincenzi, Ernst Otzfeld, Mauro Bicicli, Giorgio Ferrini, Armando Picchi, Bruno Beatrici, Giorgio Rognoni, per finire con Nello Saltutti che aveva militato nella Fiorentina negli anni 70. Nel corso del campionato di calcio 1967-68, alla fine di una partita che il Genoa gioca in casa, l'ala destra Giuliano Taccola, rientrato negli spogliatoi, si contorce per i dolori. Il 16 marzo 1969, passato alla Roma, Taccola muore a soli 25 anni. Nessuno saprà mai perché. Secondo la vedova del giocatore, Taccola è la prima vittima del doping del calcio italiano. Una domenica qui a Marassi, alla fine della partita, rientrando negli spogliatoi, vidi Giuliano Taccola che si contorceva su un lettino dal dolore. Quel giorno non capii i motivi. Poi, tre anni dopo, quando morì mentre giocava a Roma, immaginai quello che poteva essere successo quella domenica qui allo Stadio Marassi. Le sostanze, possiamo fare un rapido elenco, gli estratti di corteccia surrenale, in quanto contenevano cortisone, corticosterone, cortisolo, testosterone, quindi sostanze che sicuramente potevano avere un ruolo nella attivazione surrettizia della prestazione dei calciatori. Venivano dati preparati a base di calcio, grandi quantità di preparati a base di ferro, come se tutti i calciatori fossero anemici e non lo erano. Quindi insomma un complesso di somministrazioni farmacologiche che aveva un difetto di base, veniva dato dei calciatori che erano assolutamente sani.